Quest'ora e oggi commemoriamo la figura di Giovanni Palatucci. Chi era quest'uomo? Beh, Giovanni Palatucci è sicuramente un poliziotto esemplare, è un eroe da non dimenticare, è un esempio per tutte le nuove generazioni, per altruismo, generosità, umanità. Giovanni Palatucci è stato il questore reggente di Fiume, che nel 1945 riuscì a salvare migliaia di vite umane con la sua attività, col suo impegno. È giusto tra le nazioni, è venerato dalla Chiesa Cattolica, è sicuramente un esempio importante per tutte le nuove, i nuovi giovani. E quindi con la cerimonia di oggi, con l'apposizione di una targa in sua memoria, pensiamo che possa essere il modo migliore per ricordare il suo impegno, per avere un esempio da seguire e essere anche un ricordo perenne di quello che può essere la ferocia del razzismo e perché tutto ciò che è accaduto non si debba ripetere. Questa figura è stata oggetto di una ricerca da parte degli studenti perché nonostante nella storia non sia molto conosciuta, in realtà la sua opera è stata fondamentale. Quindi credo sia importantissimo per i messaggi di legalità riscoprire il valore di questa figura e degnamente celebrarla nel giardino antistante il liceo. È stato piantumato un albero. È stato piantumato in un ulivo, ovviamente il simbolo della pace e anche il simbolo della speranza in un futuro davvero di pace e di risoluzione delle tensioni internazionali che purtroppo, anche se apparentemente sembrano non toccare, affliggono i nostri ragazzi da vicino. La sua straordinaria lezione di generosità e di altruismo ha contribuito a riscattare il nostro paese dalla vergogna delle leggi razziali, dimostrando come in significative occasioni, gli italiani seppero anteporre le ragioni della loro coscienza alla violenza della dittatura. La testimonianza di tutti coloro che hanno vissuto quei drammatici avvenimenti richiama ancora oggi al dovere della memoria, soprattutto nel rapporto con i giovani, affinché si consolidi il rifiuto dell'intolleranza e dell'odio razziale e si diffonda il ripudio di ogni forma di intolleranza in favore del rispetto delle diverse identità culturali e religiose dei popoli. Lo ricordiamo con le parole scritte in una delle sue ultime lettere ai suoi genitori. Ho la possibilità di fare un po' di bene e i beneficiati me ne sono assai riconoscenti. Nel complesso riscontro molte simpatie. Di me non ho altro di speciale da comunicare.